Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Mindtest Ita. Ci ritroviamo nella 0.4.13, come potete vedere dal segnalino qua sopra. E ho aggiornato al contempo la mod Technic, la mod Home Decor, la mod Mesicons e la mod Pipeworks. A parte la Home Decor, non so se sono stati effettuati dei cambiamenti in altre mod, suppongo di sì, ma non ne sono certo. Suppongo di sì anche perché non le avevo aggiornate da quando ho messo la 0.4.12, quindi parecchio tempo. Non bisognerebbe fare così, però non ho il tempo di stare dietro sempre alle mod. Di conseguenza, eccoci qui. Le altre mod non credo siano cambiate particolarmente, quindi non ho aggiornato niente. Se per caso ci fosse qualcosa di diverso che voi sapete, potete dirmelo. Ho fatto particolare attenzione alla Technic in modo che i chunk loader funzionino, perché ho dovuto modificare delle cose del config, in modo che i geothermal generator funzionino nel modo modificato, allo stesso modo anche i supply converter, in modo che non ci si impalli tutto per il fatto che prima era modificato e ora no. Ah! Ecco, una cosa di cui mi sono dimenticato è che nella home decor io avevo messo... esatto. Avevo messo la parte che aggiungeva la plastica compattata, che qua non si è tenuta perché ho aggiornato, quindi dovrò modificare a mano quella parte là, andandomi a rivedere dove l'ho fatta. Nell'inventario, come potete vedere qua, stavo pensando a una cosa molto interessante, che è il player detector, perché mi sono un po' rotto di questa porta che rimane sempre aperta e con queste pedane non funziona, perché come vi ricordate si attiva due volte e quindi rimane aperta quando dovrebbe chiudersi o si chiude quando dovrebbe restare aperta, insomma è un casino unico. E di conseguenza stavo pensando che si potrebbe magari creare un player detector da mettere in questa... Cosa è successo? In questa zona qua. Tipo come le fotocellule di supermercato, no? Quando passate vicino alla porta si apre la porta, poi quando siete lontani invece si chiude. Il che appunto potrebbe corrispondere a un segnale di redstone, cioè un segnale di Mesecon. Quando c'è il player vicino, dà l'impulso e quindi si apre la porta, quando invece è lontano, via l'impulso e quindi si chiude la porta. Perché appunto così potrebbe risolvere quel problema. Allora, potremmo direttamente crearlo. Il Lua Controller ha bisogno del silicone che è fatto con 3D Sand e un lingotto di ferro. Si fa anche con... Cos'è quel vasetto? Ah, Heavy Iron Bottle. Bottiglia di ferro. Quindi 3 di sabbia che abbiamo di sicuro. 1, 2, 3. E un pezzotto di ferro. Uno giusto proprio, c'è cioè nel Alloy Furnace. Ah no, non è nell'Alloy Furnace, forse nell'inventario. Sì, Method Crafting, meglio così. Allora, copialo. Naturalmente la sabbia non la mette. Ok, adesso abbiamo bisogno di... no, sbaglio chest. Mesecons erano 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Ottimo, 2 lo controllo. Non è che ne abbiamo già uno? Sì, infatti. Quindi meglio lasciar perdere così non sprechiamo del Mesecons, a parte che ne abbiamo abbastanza. Ma visto che c'è già, meglio non farne uno nuovo. Prendiamo del ferro. Apro tutte le ceste tranne quella che ci serve. Del ferro, un blocco dovrebbe bastare, sì. Per il fatto che era messo così. Vediamo se mi ricordo. Sì, perfetto. Player Detector. Non l'ho mai utilizzato, quindi andremo a scoprirlo un po' insieme. Questo Player Detector dovrebbe essere molto utile. Ah, avevamo anche del silicone già, vabbè. GG. Dovrebbe essere molto utile se funziona come l'ho supposto io. Uff. E quindi... Allora, innanzitutto voglio vedere... quanto...
Mi rileva. Name of player to scan. Empty for any. Ok, qua mi rileva. Qua mi vede? Sì. Quanto mi vede lontano, scusa? Ah no, qua non mi vede più. Forse che rimane acceso per parecchio, perché qua non si attiva. Qua si attiva a una distanza di 3, tipo. Poi ci mette un attimo per spegnersi, probabilmente. Se aspettiamo un attimo qua probabilmente si spegnerà. Sì, infatti. E se io passo di qua? Si attiva anche da questo lato? Sì. A 1, 2, 3, 4 forse. 1, 2, 3, 4. Noi sono al quinto blocco. Dove c'è il fiore? Adesso sono andato un blocco indietro, dovrebbe spegnersi. Non si sta spegnendo. Forse dovrei tirare ancora di uno. O forse non è fuori dal blocco. Allora, adesso sono su questo blocco, ne sono sicuro. Sono sul blocco del fiore adesso, ma non mi sta rilevando. Ah, mi ha rilevato, sì. Forse c'è un attimo di lag, non è così. Non risponde così prontamente. Però se io gli vado qua in diagonale, non dovrebbe rilevarmi, credo. O mi rileva lo stesso? Funziona anche in diagonale? Sembra di sì. Sembra di sì. Sì. Dovrei essere fuori dal suo range perché il fiorellino è là. E infatti si spegne. Se io provo ad avvicinarmi in diagonale. Mi ha sgamato qua, che sono a distanza 1, 2, 3, 4, 5. Se contato in modo. Allora, proviamo a vedere un attimo come poterlo far funzionare. Del tipo. Mi avvicino, si chiude. Mi avvicino, dovrebbe aprirsi. L'unica cosa è che ci fa un attimo, non è che mi avvicino qua. È un po' lento, ma soprattutto ad aprirsi. Ho bisogno di aspettare quell'attimo, se non altro la chiude. L'unica questione è che se mi avvicino qua me la apre lo stesso. No? Sì. E quindi potrebbe essere tipo che giro qua e me la apre. Faccio che ne so così. Ah no, se passo veloce non mi rileva. Sì, mi rileva. Mi rileva. Potrei metterlo magari a una certa distanza dalla porta. In modo che lui mi vede passare per esempio qua. Vede che sto arrivando, mi apre la porta. Io entro e poi si chiude. L'unica cosa è che se lo mettessi qua sarei ancora più vicino alle ceste, quindi me lo aprirebbe ancora di più quando sono vicino alle ceste. Ma credo che per ora possa funzionare così. Mi sembra un buon cambiamento. Arrivo qua. Sì, sono qua, eh. Sì, è proprio un po' lento, come ricezione. Ci faccio prima ad aprirmela. Sì, decisamente sì. E ora non mi fa entrare. Ah, perché si era buggata, lol. Si è proprio un po' lentino, per ora lo lasciamo così. Vediamo
Vediamo se ci sarà un modo per risolvere. Allora, vi faccio vedere qui intanto il sottopasso come l'ho terminato nello scorso episodio. Dovrebbe essere completo. Cioè, mi sento di dire che è completo in questo modo. Si scende con delle scale di pietra, appunto. Qua ho messo delle luci che sono non mi ricordo più se era della Home Decor. E non mi ricordo neanche più il loro nome. Ah, ecco qua. Sono queste qua, Ting Glow Light, che sono della Home Decor, sì. E sono molto molto comode, non mi ricordo più se ho le thin, sì ho le thin, non le thick. E mi stanno tanto di neon da sottopassaggio. Non so voi, ma a me ricorda molto quello. E poi di qua si esce e boh, ho fatto un po' di staccionata qua, forse l'avevo fatta già nel video, giusto per evitare di cadere. No, l'avevo fatta nel video, mi pare. E di qua parte la stradina. Ho abbattuto degli alberi da questa direzione in modo da poter continuare la strada senza preoccupazioni. Ah, questo lo devo seccare perché ho usato la motosega e non so come mai abbatte magari solo un tronco, ma taglia la cima degli altri intorno. Quindi si creano delle situazioni tipo questa, in cui c'è questa aureola qua di foglie insulse che non mi significano proprio niente. Ok, queste posso anche buttarle perché non mi servono, siamo pieni di foglie di là. E buon niente. E di qua appunto si arriva nella zona di cui parlavo, appunto la zona che vorrei utilizzare per la Home Decor. Tra l'altro, vabbè, adesso è già passato un po' di tempo tra una cosa e l'altra. Ho visto che ci sono tantissime aggiunte della Home Decor dall'ultima volta che l'avevo aggiornata e sono stato molto contento di averla aggiornata perché tante belle cose, per esempio delle bottiglie, four brown bottles, delle bottiglie di colori diversi, c'è un condizionatore, ma forse c'era già questo, binding bars, c'è un alarm clock che è una sveglia, ci sono degli orologi da parete, ci sono delle poltrone, queste c'erano già, ci sono dei corrimano, il barbecue, delle sbarre, un set per lavarsi al bagno, tipo spazzolino, dentifricio, queste robe qua. Ci sono tutti questi letti carini che però non ho capito come sono craftabili, forse bisogna colorarli con qualcosa, perché per esempio questo è craftabile, questo no. Forse c'è bisogno di più colori. La More Dyes, Unified Dyes, no, non mi ricordo più come si chiami quella mod che aggiungeva i colori. Tazza di birra che non si può fare, anche questa. Poi c'è un. Ah, il dispensatore di birra. Panchine. Tra l'altro, questa è bellissima. Cioè, mi piace un fracco questa panchina qua. Potremmo fare davvero un sacco di cose bellissime. Ci sono delle tendine veneziana, sia sottili che spesse. Ci sono dei libri che si possono anche scrivere. Write table book. Le bottiglie, il calendario, c'è una candela, altre candele, dei pacchi. Il ventilatore, dei lampadari, delle luci da esterni, della pittura per pareti, delle sedie da cucina, pentole, gold coin. No, non ci credo. For soda vending machine, perché più avanti, vedete c'è un sacchissimo di altra roba. Ci sono i venditori di Coca-Cola, le macchinette automatiche che vendono Coca-Cola. E si possono ottenere dei gold coin con un blocco di oro e con una spada di mese. Oppure con un lingotto e una spada di ferro. Ma perdi la spada? Mi auguro di no, perché una spada di mese ogni volta che devi fare. Gold block, micro block. E uno stone sword. Wow. E un camino. C'è l'appendiabiti.
C'è l'appendiabiti da muro, la macchinetta del caffè. Davvero un sacco di cose bellissime. Spool of. Cosa c'è scritto? Questo sono dei. Spool of copper wire. Spool, non so cosa sia. Ah, una rocchetta di filo di rame. Copper strip. Chissà cosa serve sta roba. Boh. Il gioco delle freccette. C'è il coso per mangiare. Ah, ma non posso farlo. Cos'è questa roba qua? Ah, Building Blocks Micro Marble. Ah, ho bisogno forse di un mod in più, il coso delle tende, un ventilatore da tavolino. Una scrivania. Il lettore DVD. Il cabinet. E questo come lo ottieni? Boh. Non puoi probabilmente. C'è la casetta del cane, c'è la cuccia del cane. Cioè, questo cos'è? Un'elica? Ah, le pale del ventilatore. DVD e VCR? Cos'è? Videoregistratore, boh. Un orologio? No, tutti hanno un. Building blocks. Ok, dovremmo aggiungere la building blocks. Questa roba qua da giardino, bellissima. Un motore che non so per cosa serva. La sedia a rotelle. No, sedia a rotelle. Cioè, vabbè, ci siamo capiti. Estratto di olio. Ah, questo qua è quello che mi dicevano che può dare energia. Cioè che se bruciato. Oddio, non era così la ricetta della plastica di prima. Non mi sta facendo dell'olio adesso, o sì? Dobbiamo andare a vedere. Perché se faccio plastic, cosa succede? Unprocessed paraffin viene dall'olio. Oddio, quindi tutto quello che abbiamo fatto finora è da cambiare. Cuocendo l'olio c'è quell'affare là. Oddio. Quindi c'è da rivedere un attimo qua, perché mi starà adesso collezionando. Non più. Ora dovrebbe arrivare dell'olio qua. Ma non è ancora arrivato olio. Perché forse non sono cresciuti degli alberi nel frattempo. O perché lui non accetta altro, perché gli ho messo un processed paraffin. Oddio! On off. Ma da quando? No. On off. Spettacolo. No, non voglio l'unprocessed paraffin. E adesso qua è tutta roba da buttare che non serve più a niente. È tutto da rivedere ora. E le foglie però non mi fa più. Forse perché non si fa più con l'autocrafting questo, si fa con. Ah, mixing? Oddio, cos'è il metodo mixing? C'è il mixer forse della technique? No, mix qualcosa? No. Technique. Perché premo invio? C'è un mixer? Qua non mi è sembrato di vedere roba nuova, nella Technic. Ma c'era, mi pare di ricordare un high voltage. No, extra. Ma mixer? Non conosco mixer io, eh. Qual è il metodo mixing, quindi? Forse centrifuga? No, centrifuga separa, e quello serve per il nucleare, quello, per estrarre l'uranio. Vediamo nella home decor se c'è qualche macchinario che ci è sfuggito. Allora. L'olio, 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 l'olio.
c'è un acquario. Fish tank. Dei vasi, beh, molto belli. Molto più carini di quelli che c'erano prima. Flowerpot green. Ed è di plastica, sì. Sì, tutta la vita. Qua c'è un motore, ma perché cosa serve il motore? Microwave. Medicine. Light switch. Oddio. Ma sarà solo estetico, suppongo. Il ferro da stiro. L'asse da stiro. Oil lamp, oven, oven, paper towels, piano, no, plasma bell, è bellissimo questo affare qua, ne avevo uno quando ero più piccolo ed era una cosa epica. Sport bench, speaker driver, simple bench, space heater. Che è una stufetta elettrica, tipo. Suppongo di sì. Dei frighi, delle prese naturalmente elettriche fatte all'americana. Dei termosifoni. Rubinetti, uno stereo, garden stone, small CRT. Mixing. Che non sia della Pipeworks allora a questo punto. Come l'autocrafter. Pump, trash can, deployer, dispenser, decorative, grating, note breaker. No, non so cosa sia mixing. Non ho la minima idea di cosa possa essere mixing. E perché questo è diventato così e questo no? Ah, forse perché devo muovere qualcosa. Sì. No, me li sta facendo! Sì! Ok, era come crafting allora. E me li sta mandando qua. Però quelli sono da cuocere. E quindi avrei bisogno di mettere una fornace qua. Per ottenere che cosa? Non-processed oil. No, aspetta un attimo. Allora, questo mi dà l'unprocessed paraffin cotto. E l'unprocessed paraffin mi fa anche le candele. Mi fa la plastica cotta. E mi fa le candele. Quindi qua ci sarebbe da mettere un impianto elettrico che mi possa cuocere l'olio. Sì. Sì. E tutta questa roba qua ormai non vale più un fico secco di niente. È da rifare completamente. Avevo, forse ne avevo anche nell'inventario della roba là, della plastica. No, qua della gravel. Qua no. No, vabbè, ottimo. Ah, tra l'altro, a proposito. Sì. C'è la mappa. Raghi, c'è la mappa. Onda. È senza indicatore, però è molto più carina esteticamente. Sì, l'ho lasciato onda. Tanto non mi serve l'indicatore alla fin fine. So dove sono io. Ehi. Grazie. Boh, non abbiamo fatto tanto progress in questo episodio, ma sono davvero contento di tutte le novità che ci sono state. Qua succede. È cambiato qualcosa? No, sembra di no, eh. Niente di che. Supply. Ah, qua sta bruciando l'unprocessed paraffin. Niente di che. Mi sembra tutto uguale. In realtà poi dopo i macchinari probabilmente si aggiornano quando li utilizzi. Comunque, quindi per questo episodio è tutto, io vi ringrazio per la visione, ci vediamo nel prossimo episodio a questo punto, con tantissime cose della home decor da fare. Ah, un'altra cosa che volevo chiedervi è, visto che sono passato alla 0.4.13, ma nuovi biomi non ce n'è, perché la generazione della mappa credo che non genererà altra roba,
Non avremo il bioma nevoso di sicuro, non avremo neanche quindi la possibilità di trovare dei funghi, da quanto ne so, o alberi di acacia o di pino. Quindi la mia domanda per questo episodio è, credete che sia legittimo che io mi regali quegli oggetti là? Preferite che io inizi una partita da zero in un nuovo mondo con la 0.4.13, magari senza la More Trees, che adesso che abbiamo degli alberi diversi posso anche fare a meno di questi alberi abnormi. Sì, sono molto tentato dall'iniziare una partita da zero, sapete? Molto tentato. Anche se questo vorrebbe dire lasciare in sospeso la nave e lasciare in sospeso il villaggio con la home decor. Sono davvero molto tentato. Beh, voi fatemelo sapere. Questo mondo qua ormai ha praticamente 2 anni e mezzo. Sì, ha 2 anni e mezzo, tendente il 3. Quindi è abbastanza vecchiotto. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi.